scuola per scuola noi andremo a trovare questi ragazzi, spiegheremo loro questo percorso, spiegheremo loro che l'acqua che sgorga dai propri rubinetti è la migliore che possono bere, è la più controllata delle acque minerali a cui ci hanno abituato e per le quali ogni famiglia spende circa 300 euro all'anno, che potrebbero essere diversamente spesi magari per questi ragazzi, ma ciò che si fa in questo modo è assicurarsi acqua di qualità, perché noi effettuiamo 130.000 controlli all'anno su quest'acqua, risparmiare dei soldi e soprattutto risparmiare tanta plastica. È il comprensivo Adelaide Ristori, il primo istituto scolastico in cui ha preso il via il progetto Un messaggio nella bottiglia, promosso dall'azienda napoletana ABC con gli assessorati alla scuola e all'ambiente del comune. Un'iniziativa che nasce per sensibilizzare i più giovani sull'uso consapevole dell'acqua come bene comune e sulla riduzione dell'utilizzo della plastica nel rispetto dell'ambiente. Ai bambini della Ristori sono state distribuite le prime di 10.000 borracce in acciaio offerte da ABC ai diversi istituti scolastici che hanno aderito al progetto. Noi nel 2011 abbiamo reso Napoli città dall'acqua bene comune, quindi siamo orgogliosi di questo primato, un po' tristi che siamo i soli in Italia, e questo vi fa riflettere su quanto differenza ci siano tra i rivoluzionari a parole e i rivoluzionari con i fatti quando governano, ma è oggi un ulteriore viaggio verso quel coinvolgimento complessivo di tutta la comunità, a cominciare dai più piccoli, sui beni comuni. Dalla Ristori di Forcella, quindi dal cuore del centro storico di Napoli, ci allargheremo in tutte le scuole di Napoli per consegnare 10.000 borracce, in modo che dai ragazzi parte la lotta al consumismo senza regole, all'uso indiscriminato della plastica, all'idea che una bottiglia di plastica senza danni la puoi lasciare per terra o nel mare. Quindi le scuole sono fondamentali per questa rivoluzione in difesa dell'ambiente, e noi siamo anche primi per aver adottato una delibera strategica nel contrasto dalle città ai cambiamenti climatici, la delibera ossigeno bene comune. Quindi questi sono primati di cui Napoli è fiera, e siamo convinti che i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi, con tutti i loro insegnanti, ci daranno una grande mano a convincere gli adulti a cambiare. Il messaggio contenuto nella bottiglia è il seguente: noi facciamo due regali ai ragazzi, diamo la borraccia e raccontiamo la bellezza e la storia del nostro acquedotto, che è davvero straordinario. In cambio chiediamo loro di scrivere 10 regole per un uso responsabile dell'acqua e di spiegare ciò che stiamo spiegando a loro ai propri genitori, alle proprie famiglie. Se facciamo così, ciascuno di noi torna a dare un contributo, che è quello che serve in questo momento per preservare le nostre città, il pianeta che abitiamo e anche, diciamo, la salute di ciascuno di noi.